Amiche e amici di Rossini TV, siamo in Piazza del Popolo, un momento molto importante per l'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura, l'accensione della biosfera. Se ne è tanto parlato in questi giorni, sono arrivate anche le prime indiscrezioni, noi stessi abbiamo fatto alcuni servizi, ma adesso è arrivato il momento. Fra un po' ci sarà il momento di inaugurazione ufficiale, l'accensione, da quel momento la biosfera vivrà insieme a Pesaro l'anno più importante della nostra città, almeno fino ad oggi. 3, 2, 1, via! Sindaco, allora ce l'abbiamo fatta, l'intervista la facciamo subito dopo perché è andata, ci siamo riusciti, sta ripartendo anche la seconda edizione quotidiana del filmato, ma il pubblico ha apprezzato molto. Apprezzato moltissimo, è stato molto emozionante, tante persone che hanno guardato davvero con sorpresa uno spettacolo audio luci unico che ha dimostrato quante potenzialità ha questa sfera. Questi sono i primi tre contenuti, ma in futuro se ne potranno fare tanti altri e soprattutto è una sfera che funzionerà tutti i giorni e quindi sarà un'attrazione nell'attrazione e poi rimarrà Pesaro e quindi diventerà un nostro simbolo e diventerà il simbolo che lancia Pesaro nel futuro, nella modernità. Nell'introduzione c'è stato questo bellissimo richiamo alla sfera grande di Arnaldo Pomodoro e un po' ai palloni da basket, da calcio, alle ruote, insomma questo simbolo non è stato scelto a caso. No, è un'idea di Vimini quella di ragionare sulla sfera perché abbiamo una grande, c'è un filo conduttore che lega modernità e storia, la modernità della sonosfera con la biosfera, la storia della palla di pomodoro, della sfera di pomodoro, la storia della nostra città dal punto di vista sportivo, in particolar modo il pallone da basket che tutti hanno, con il quale palleggiano da quando sono piccoli, il sole che tramonta sul mare in quel mese e mezzo straordinario dell'estate dove siamo una delle pochissime realtà nell'Adriatico che vedono il tramonto sul mare, ma è anche la ruota della bicicletta, la ruota della motocicletta, se vogliamo anche la pista Rossini. E quindi è un simbolo che ritorna, non a caso questo palco l'abbiamo allestito con una copertura sferica e non a caso la biosfera è stata la scelta. È davvero un oggetto che lancia Pesaro nel futuro, nella modernità. Chiariamolo ai cittadini che il costo non è sulle tasse comunali, ma è un'entrata importante, invece è un bando importante. Va detto, va sottolineato, non basta mai. Siamo tra le 10 città che hanno vinto il bando per le case delle tecnologie emergenti, un bando che ha portato a Pesaro 11 milioni e 300 mila euro del Ministero dell'Attività Economica, che sta aiutando e aiuterà nei prossimi mesi tante imprese, tante start-up a diventare competitive e a crescere, in particolar modo facendo leva sull'intelligenza artificiale. Dentro questo bando siamo riusciti a finanziare anche la biosfera e quindi non solo abbiamo avuto una bella idea, ma abbiamo trovato anche i soldi dal governo nazionale per finanziarla, quindi siamo molto contenti, è un investimento vero che durerà negli anni e quindi non solo dura tutto quest'anno, ma durerà per almeno un decennio e poi con le dovute manutenzioni durerà ancora di più e quindi è davvero un bene che porterà tanto a Pesaro in termini di visibilità e appunto, ripeto, è un bene che lancia Pesaro nel futuro, nella modernità. Se fossimo in una corsa a tappe, questa potremmo definirla la seconda. Ieri c'è stato un piccolo Gran Premio della Montagna, ma ci sono altre tappe, ce n'è una vicinissima. Beh, questa settimana sarà una settimana importante perché il 29 di febbraio è il compleanno di Rossini, lo celebreremo con tante iniziative, in particolar modo inaugureremo l'Auditorium Scavolini, la ristrutturazione e la riqualificazione del vecchio Palazzetto dello Sport. È uno spazio fondamentale per la città al quale puntavamo da tanti anni, un cantiere che ci ha fatto molto arrabbiare ma che finalmente è arrivato a termine proprio nell'anno della cultura e proprio il giorno dopo, il 1° di marzo, sempre all'Auditorium Scavolini avremo un grande evento con Pecco Bagnaia, campione del mondo di motociclismo che riceverà da parte nostra la cittadinanza benemerita perché vive a Pesaro e è orgogliosamente diventato cittadino pesarese e noi vogliamo omaggiarlo. Siamo con Andrea Santicchia di Artifact Studio, lui si occupa dei contenuti, ci ha spiegato poco prima che si accendesse la telecamera, è un momento delicato e importante anche per voi, insomma questi contenuti elaborati e sviluppati adesso si mostrano al pubblico. I contenuti saranno di tre tipi, il primo artistico che sarà una vera e propria scultura digitale dove il pubblico può interagire e scolpirla,
la seconda di valorizzazione dei luoghi di Pesaro e la terza invece è il cambiamento climatico e mostrare un po' la situazione attuale, quello che andremo incontro nei prossimi anni. È stata proposta come novità assoluta, per cui ogni volta che ci si approccia a una novità assoluta è una sfida inedita. Come si comincia a lavorare, con che emozione e con che, diciamo, tensione si comincia a lavorare a una sfida inedita? Beh, si inizia con un'idea, ci è stato chiesto una sfera e da lì siamo partiti e siamo atterrati con questa sfera che conta quasi 2,5 milioni di LED e vanta il diametro più grande sicuramente in Italia per una sfera outdoor, e è stata una sfida importante. A Federico Rossi, coprogettista, chiediamo tutto il resto, tutto quello che Andrea non ha detto, e soprattutto naturalmente la domanda è sempre legata un po' all'emozione, cioè è un momento importante, immagino anche per voi che fate questo mestiere, però insomma sapere che c'è una città che sta aspettando di vedere il risultato del vostro lavoro credo che sia sempre qualcosa di delicato e emozionante. Sì, questo è un lavoro di circa 8 mesi di pianificazione tra varie fasi del concorso per idee. Siamo giunti appunto a questa ultima versione del progetto, dove abbiamo materializzato tutto dalla progettazione all'ingegnerizzazione e quindi allo sviluppo dei software per poter integrare appunto vari flussi di vari prodotti che arrivano un po' da varie parti del mondo, dalla Cina per quanto riguarda il LED, le strutture sviluppate in Italia, tutto il software sviluppato in Italia e la parte sensoristica che ci aiuta appunto a acquisire i dati per tutta la parte machine learning AI che va a alimentare quelli che sono i contenuti dinamici e interattivi del progetto. Questa sera la sfera praticamente si accenderà e poi andrà avanti a far compagnia ai pesaresi e a tutti i turisti che vorranno venire per un anno intero. Dopo questi primi contenuti, che cosa potrà succedere? In questo caso l'installazione è durata circa 2 settimane, 20 persone hanno lavorato e appunto abbiamo sviluppato questa prima fase del progetto. La seconda fase sarà quella di arricchire i contenuti in base allo sviluppo del programma di Pesaro 2024. Poi andremo appunto a registrare dei dati in real time e rielaborarli per riuscire a visualizzare ancora maggiori informazioni per quanti sono i cambiamenti climatici relazionati al territorio di Pesaro e anche a livello territorio italiano, appunto per dare sempre più visibilità a questo che è il cambiamento climatico attraverso la capitale della cultura italiana, Pesaro 2024. Claudio Balestri, una persona conosciuta anche dai telespettatori di Rossini TV per gli speciali che abbiamo fatto, per i tanti approfondimenti sulla sua Oasi. Presidente della Fondazione Oasi è qua per l'inaugurazione della biosfera. Parliamo di ambiente, parliamo di clima. Lui con la sua EcoFest naturalmente ha un'azione importante, ma in generale con tutto il discorso dell'Oasi, che ricordiamo è sul San Bartolo, sotto, o meglio è quello, il tetto del mondo. Insomma, avevamo voglia di sentire anche un suo parere in una giornata così importante per la nostra città e, ci permettiamo di dirlo, attraverso la biosfera per il pianeta. Assolutamente sì, una giornata bellissima nel senso del fatto che avviene, col tempo è inverno, si fa sentire, e quindi questo è un segnale buono perché fino adesso non è stato inverno e questi sono i segni del cambiamento climatico. E poter avere un monitoraggio, diciamo, dell'atmosfera, del tempo, di quello che avverrà, ma soprattutto guardare avanti, guardare oltre e cercare di aiutare questo nostro pianeta in tutte le azioni quotidiane che facciamo, ogni piccola azione che può aiutare il pianeta, facciamolo. Noi come fondazione sul San Bartolo cerchiamo di spronare, di avere il rispetto, quel rispetto che spesso involontariamente non riusciamo ad averlo, ma il rispetto per l'ambiente è fondamentale.
Marco Perugini, presidente del Consiglio Comunale, ma soprattutto in questo caso responsabile di tutta l'operazione Volontari X. Perché lo sottolineiamo? Perché oggi è, diciamo, possiamo definirlo uno dei più importanti appuntamenti dopo l'inaugurazione del 20 gennaio alla Vitifrigo Arena col presidente Mattarella. Oggi siamo a un appuntamento importante, l'accensione della biosfera, e con lui vogliamo affrontare il tema dal punto di vista dell'organizzazione dell'evento. Sì, oltre a 200 volontari per la cerimonia d'apertura con il Presidente della Repubblica il 20 gennaio, anche questa sera i volontari sono protagonisti della biosfera, dell'inaugurazione della biosfera, questo grande oggetto artistico che abbraccia la cultura e l'arte nella capitale italiana della cultura. Questa amministrazione si sta caratterizzando per mettere a sistema tutto ciò che di bello e potente possiamo esprimere come comunità. Anche l'innovazione tecnologica è un pezzo della capitale italiana della cultura, grazie al bando che abbiamo vinto con la CTE, la Casa delle tecnologie emergenti, oltre 11 milioni di euro che ci ha permesso di portare a Pesaro una grande opportunità di tecnologia e una grandissima attrazione. Questa sera sono oltre 30 i volontari all'opera, aiuteranno, faranno accoglienza, aiuteranno a facilitare l'accesso e la visione di questo spettacolo alle persone con disabilità, ma saranno sempre presenti in tutte le iniziative della capitale italiana della cultura come lo sono stati fino ad ora. Sono oltre 350 i volontari al momento iscritti in piattaforma e ci aspettiamo ancora tante iscrizioni, perché il vivere la capitale italiana da protagonisti e non solo da spettatori sta diventando una caratteristica di questa capitale italiana della cultura. Francesca Frenquellucci, assessore all'innovazione e partecipazione, è il suo, l'assessorato che ha dato modo di far arrivare a Pesaro tutti questi soldi legati alla Casa delle Tecnologie Emergenti. Sì, devo dire che è stato un progetto lavorato anche con tutti i partner, le due università che sono delle Marche, l'Università di Urbino e l'Università di Ancona. Insieme hanno creato questo progetto con tutti i partner che sono 17 e è stato vinto questo bando e quindi sono arrivati a Pesaro questi 11 milioni e 300 mila euro. E questo oggi è il primo progetto che vediamo proprio in concreto che i cittadini possono toccare. Poi nei prossimi giorni ci saranno anche nuove inaugurazioni dove la Casa delle Tecnologie ha comunque lavorato per tutta la parte appunto tecnologica e innovativa. Noi oggi siamo molto contenti, ammetto che mi sono commossa anche perché l'episodio di ieri non ha fatto piacere, quindi sono stata molto contenta anche perché questi ragazzi che hanno lavorato sono ragazzi del nostro territorio, sono ragazzi che hanno aperto un'impresa a Pesaro, quindi i cervelli non fuggono ma vengono a Pesaro e quindi dobbiamo essere contenti e soddisfatti. Oltre a tutto questo, le imprese, gli artigiani che hanno lavorato per creare questa biosfera sono tutte di Pesaro, quindi è vero che ha un costo questa biosfera, ma è altrettanto vero che abbiamo lasciato i soldi nel nostro territorio. I fondi che arrivano dal Ministero dello Sviluppo Economico grazie al bando vinto sono soldi che devono essere spesi per tutto ciò che è innovazione e tecnologia. Eravamo lì col fiato sospeso, eravamo vicini tra l'altro, insomma l'emozione è stata comunque forte e soprattutto in effetti l'episodio di ieri ha creato un'aspettativa che poi si è sciolta finalmente. Sì, oggi poi dovevo parlare, quindi ieri non ho parlato perché c'era la pioggia, non volevamo far stare i cittadini sotto la pioggia. Oggi ho parlato ancora di più, ci speravo, perché dicevo, devo portare fortuna a questa biosfera, assolutamente, è andata bene, però voglio anche ringraziare il sindaco, perché il sindaco ha ringraziato tutti, però anche se oggi Pesaro ha questo progetto innovativo e tecnologico e anche alla spinta del sindaco, della fiducia che ci ha dato in questi mesi, lavorando in squadra anche con Daniele Vimini, quindi devo ringraziare loro perché comunque mi hanno anche permesso in tutti questi anni di andare avanti nei progetti e poter lavorare in modo sereno. Siamo arrivati alla conclusione dello speciale più lungo del mondo, uno speciale iniziato ieri sabato e concluso oggi domenica con questa straordinaria presentazione. La biosfera ci ha fatto palpitare, ci ha fatto trepidare, però ci ha donato uno spettacolo magnifico che abbiamo raccontato non solo con le immagini ma anche con le parole dei protagonisti, degli ideatori, di tutti quelli che hanno avuto una parte importante in questa installazione che comunque tutti i cittadini e tutti i telespettatori di Rossini TV avranno modo di scoprire anche nei prossimi giorni, perché sarà sulla nostra piazza per un anno intero, l'anno di Pesaro, capitale italiana della cultura.
biosfera.